Quella bistecca era deliziosa! Non l'avrei messa sotto l'ascella, vero? Ovviamente no. Ah! Questo è quello che mi mancava. I vecchi botta e risposta tra Max e Colosso. Ehi, sembra che tu stia molto meglio. Dici sul serio? Oh, perché direi che le mie interiora si stanno trasformando in gelatina. Posso aiutarti? C'è una cosa che potrebbe farmi dimenticare il dolore. Ho scritto questa canzone. Mi piacerebbe che la cantassi per me. Magari più tardi. Potrebbe non esserci un più tardi. D'accordo, va bene. Ok. Oh, Colosso, ricordo ogni giorno di più le pulci che mi hai attaccato tu. Ed io ogni sera tiro su ogni residuo che c'è della tua pupù. Sì, canta ancora Maxi. L'amo come un figlio, non importa se è un coniglio. Il mio, 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 amico ogni giorno di più. Malgrado la pupù. Spero ti sia piaciuta, perché non la ricanterò. Devo bere qualcosa. Fai fretta, perché quando torni devo fare quella cosa che cantavi prima. Oh, ma dai. Attenzione, attenzione. Chiamata dalla dottoressa Good Sniffer. Salve, Doc. Namaste. Ho chiamato per il nome di un personal trainer. Ah, non mi serve. Certo, una veterinaria come lei apprezzerà questi muscoli. Non è per lei, è per il suo coniglio paffutello. Non capisco, se è malato, perché dovrebbe allenarsi? Non è malato, ha solo un gran pancione. Lui mi ha detto di avere la febbre dei conigli. Non sono un medico, ma immagino che sia un gran bugiardo. Sì, è così. Aspetti, non è un medico? Namaste. Ma